Soffri spesso di herpes labiale? Scopriamo in questo video quali sono i rimedi principali. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'herpes labiale, che è una infezione virale che colpisce numerosissime persone. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di diffondere con i vostri amici e conoscenti i miei contenuti. Allora, parliamo dell'herpes. L'herpes è una, chiamiamola patologia, una condizione che viene provocata da un particolare virus, che è appunto il virus herpes simplex, di cui in particolare ne esistono due tipi. Abbiamo quello di tipo 1, che è quello che principalmente provoca le classiche vescicole che compaiono a livello del labbra, e poi abbiamo invece quello di tipo 2, che invece provoca soprattutto in modo più specifico l'herpes genitale. Noi ci concentriamo in particolare sul primo tipo, quindi su queste vescicole che molto spesso compaiono sulle labbra, che sono molto fastidiose, pizzicano, prudono, e soprattutto il problema di molte persone è che sono anche piuttosto antiestetiche, soprattutto quando compaiono piuttosto di frequenza. Intanto iniziamo col dire che il virus dell'herpes simplex è un virus che, una volta contratto, permane nel nostro corpo, quindi non viene eliminato, ma praticamente vive, diciamo così, in forma silente all'interno del nostro organismo, in particolare nei gangli nervosi, ok? E può succedere che in particolari situazioni, magari di forti emozioni, oppure in situazioni fortemente stressanti, quindi di particolare anche stanchezza, questo virus si va a riattivare, appunto provocando queste fastidiose vescicole. Allora, quali sono i rimedi che possiamo adottare? Allora, innanzitutto ci sono ovviamente diversi farmaci antivirali, ci sono delle creme, ci sono dei farmaci, come per esempio il più comune è la Ciclovir, ok? Però magari prima di ricorrere appunto a questi farmaci antivirali veri e propri, possiamo utilizzare degli integratori più naturali, ok? Che quindi trattino il problema. Allora, partiamo col dire che se noi abbiamo l'herpes, significa che abbiamo anche un sistema immunitario che è un po' compromesso, quindi che non funziona come dovrebbe. Quindi il primo punto dovrebbe essere quello di andare a rinforzare le nostre difese immunitarie. Ovviamente parlo nel caso in cui l'herpes ci compare in modo piuttosto cronico. Ci sono molte persone che magari fanno un mese sì o un mese no con l'herpes labiale, ok? Che poi diventa anche piuttosto noioso. Quindi in questi casi iniziamo da subito a rafforzare il sistema immunitario, quindi andando a utilizzare degli integratori come per esempio quelli a base di echinacea piuttosto che di uncaria. Questi sono solo due dei tanti esempi di integratori disponibili che appunto vadano a rinforzare le difese. In seconda battuta ci sono altri due principali integratori che dovremmo andare a utilizzare. Il primo tipo sono gli integratori a base di lisina. Allora, la lisina è un aminoacido ed è molto importante nel caso di trattamento dell'herpes, perché dovete sapere che questo virus utilizza, per poter sopravvivere, per poter crescere e riprodursi, un altro aminoacido che si chiama arginina, che strutturalmente è molto simile a questa lisina, ok? Se noi andiamo ad assumere la lisina, ok, praticamente sottraiamo al virus il nutrimento di cui ha bisogno e quindi ne inibiamo la crescita, ne inibiamo l'attivazione. Quindi consideriamo che ci sono sul mercato numerosi integratori sia a base solo di lisina, ok? Oppure meglio ancora insieme ad altre sostanze che siano sia dei rinforzanti del sistema immunitario, sia insieme a sostanze naturali che abbiano proprietà antivirale, come fra tutte i semi di pompelmo, ok? Che hanno una forte attività antibatterica e antivirale. Quindi assolutamente da utilizzare questi integratori. E infine,
Un'altra causa che spesso viene associata alla comparsa frequente di herpes è la carenza di vitamine del gruppo B. Quindi, insieme appunto agli altri rimedi che vi ho elencato, quindi integratori per rinforzare le difese immunitarie in primis e integratori a base di lisina, possiamo andare appunto a integrare con il complesso delle vitamine B, ok? E basta, questi sono i rimedi essenziali e principali in caso di trattamento dell'herpes. Ovviamente anche gli integratori sono da assumere per un periodo piuttosto prolungato, quindi in genere facciamo un trattamento da un mese a tre mesi, ok? Quindi in modo cronico, in modo tale anche da prevenire e prevenire la comparsa dell'herpes. Bene, io spero che questo breve video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettetemi un mi piace, lasciatemi un commento. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!